qua il blocco motore del 3 cilindri, come vedete una forma abbastanza particolare, estremamente compatta, pompa dell'acqua, pompa dell'olio, alternatore, tutto realizzato all'interno praticamente dei carter, quindi un motore veramente molto sottile, il cambio in posizione rialzata, cilindri diciamo abbastanza inclinati in avanti. Comunque tutta una moto estremamente compatta, studiata veramente molto bene. Freni Brembo con pinza radiale, non male, frenata buona direi, veramente buona. Forcella Marzocchi, faccia l'anima sua. Ecco, questa è la cella di carico che sostanzialmente identifica la pressione sulla leva e stacca per pochi istanti l'accensione, consentendo la cambiata senza l'utilizzo della frizione. Praticamente questa è l'asta che poi va alla leva del cambio. Nel momento in cui si va a far pressione sulla leva del cambio, la cella identifica appunto questa pressione e stacca, comunica il segnale alla centralina che stacca l'accensione. Scusate l'inquadratura, ma sono qua, io sono soletto e quindi mi devo un pochino arrangiare. Ci siamo divertiti, moto molto agile, molto corta, un po' nervosetta, adesso abbiamo addolcito un po' la risposta dell'acceleratore perché mi sono appena fatto tutto, siamo live, quindi del tutto live si sente anche il rumore delle moto. Diciamo, abbiamo addolcito un po' la risposta dell'acceleratore perché mi sono appena fatto tutto rettilineo su una ruota sola, seconda, terza su una ruota, quindi meglio addolcire un pochino la risposta dell'acceleratore per riuscire a starci bene in strada. Allora, partiamo dalle mappe. La moto è provvista di 4 mappe che si possono cambiare solo quando la moto è accesa. Schiacciando questo semplice pulsante, Pulsante di accensione. Esatto. Andrà a lampeggiare il setting delle mappe e tenendolo premuto si scorrono tutte le mappe che ha la moto. La neutral, la normal, la rain che è per la pioggia, la sport che è quello per l'uso esclusivamente in pista e la custom. Nella custom si possono modificare tantissimi parametri, dal freno motore alla risposta del gas, il freno motore e il limitatore di giri. È completamente personalizzabile ai gusti del pilota. Eccoci qui, cambiato un po' l'inquadratura così mi vedete meglio in faccia. Abbiamo cambiato anche la mappatura del motore, io preferisco una risposta gas un po' più dolce e quindi abbiamo migliorato un attimino quella che è il primo quarto di gas, rendendolo un pochino più dolce, un pochino più adatto alla mia guida, che è una guida più stradale che sportiva. Come vi dicevo, il primo turno è andato abbastanza bene perché purtroppo i due si sono sdraiati e quindi dopo metà turno siamo dovuti uscire, però prima presa di contatto ottima, moto veramente agilissima, divertente, gran bel motore. Il cambio è fantastico, abbiamo il tube shifter, quindi possibilità marcia a salire senza chiudere il gas, possibilità di cambiata a salire senza chiudere il gas. Le sospensioni hanno una taratura meglio sportiva, comunque copiano bene, assorbono, non si sente dietro pompare, quindi va veramente bene. Freni ottimi, non ho sentito entrare l'ABS, non ancora perlomeno. Diciamo che su una moto di questo genere sinceramente il limite sono io, cioè il pilota, ma non certo la moto, che è spettacolare. Eccoci qua, finito il secondo turno. Insomma, l'orologino qui dice 2 minuti e 12, è abbondanti, 2 minuti e 125,
anzi cioè 2 minuti 12 secondi e 5 decimi circa, il giro migliore, meglio che niente. MB Agusta F800, ci ha veramente divertito, tranquilla, mai, non ci ha mai messo in crisi, a parte delle coreografiche divertentissime, impennate in uscita di curva, spalancando completamente il gas, dove il motore 800 dimostra tutta la sua schiena, molto superiore a quella del 675 sicuramente, e si alza già a bassissimi regimi, esci di curva se vuoi e la tiri su, fai mezzo rettilineo su una ruota sola. Quindi una giornata assolutamente divertente e ci vediamo alla prossima, ciao!